risultato incredibile. Certo, certo. Sì, sì. Roberto, allora un'ultima domanda te la faccio io, stretto anche perché siamo un po' stretti. Sì. Allora, il Movimento 5 Stelle è per molti anche la continuazione di quello che furono i Verdi all'inizio della loro storia, quindi una forte connotazione nei loro programmi delle politiche ambientali. La domanda che però mi viene è se c'è una differenza tra quei Verdi che cavalcarono anche l'onda nucleare di Chernobyl, per così dire, e il Movimento 5 Stelle attuale, come approccio proprio all'idea ecologista. Giovanni, meno segmentali. Una differenza fondamentale, che i Verdi stesso nel nome, appunto sono proprio Verdi e quindi in qualche modo improntati sull'ecologia, ecologisti, che poi sappiamo alla fine che hanno fatto, quindi esatto, sono diventati sì, marroni. Sono diventati marroni. Marroni. Noi invece siamo un movimento di cittadinanza, cittadinanza e rete che elabora le soluzioni migliori perché c'è vero interesse ed sono le stesse comunità che devono elaborare le proprie soluzioni con un tipo di metodologia. Allora un giorno potrà essere senza dubbio la bonifica dei territori, ma quello non è ambiente solamente, quello è sopravvivenza, l'intelligenza, il buon senso. Non possiamo pensare che a Caserta non bonifichiamo i territori, questa deve essere una lotta primaria di tutti, se no non possiamo parlare di salute, non possiamo parlare di sanità, di benessere collettivo. E l'acqua pubblica è un tema che deve appartenere a tutti i cittadini, certo. Quindi in questo movimento è un movimento che fa ritornare l'uomo e le decisioni libere al centro della vita politica, in modo disinteressato, con una nuova metodologia di rete, come dovrà essere la rete energetica, come dovrà essere la rete idrica, tutte quante le reti, cioè diventa una nuova forma. E io spero che a mantenere il timone dritto proprio su questo, è molto importante. Allora Roberto, noi confidiamo molto, noi cittadini liberi e indipendenti confidiamo molto su questo tipo di discorso, su questi tipi di discorsi politici indipendenti in tutti i sensi. Ti facciamo in bocca al lupo per la tua attività politica e ci risentiremo sicuramente presto, sperando di averti qui in studio. Sì, prestissimo. Saluto a tutti quanti e ci vediamo presto. Forza, ciao ragazzi. Roberto, ciao, buonasera. Roberto. Ciao.